life goes on, rah, la la, the life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, rah, la la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20 carat golden ring. Ciao Mari, tutto bene? Sì, grazie, grazie. Cosa stai dicendo? No, me ne sono dimenticata, abbi pazienza. E lo so che c'era la tua festa di compleanno, però mi sono dimenticata. Cosa dici questa sera? Sì, ma... No, ma a Londra, abbi pazienza, io adesso sono qua a Cuneo, come faccio? Lo so, ma è colpa mia, mi sono dimenticata, però... lo so, scusa, aspetta. Scusa, no, è che sono per strada e... Ma ho trovato un volantino che fa proprio il caso nostro. Sì, davvero. No, non ti preoccupare. Ci vediamo questa sera a Londra, ok? Un bacione, a più tardi. Ciao, 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 ciao. Carissimi amici, ben arrivati all'aeroporto Olimpica di Levaldigi. Oggi ci troviamo qui per un evento eccezionale per la provincia Granda. Sto parlando dell'inaugurazione dei primi voli, pensate, per Londra, Dublino e Birmingham. Allora io ho risolto veramente il problema di questa sera, avevo dimenticato la festa di compleanno della mia amica, pensate, a Londra, e io oggi comodamente prenderò il primo volo per Londra e arriverò alla festa della mia amica. Pensate che comodità. E allora insieme a voi, sicuramente curiosi di questo grande evento, andiamo a scoprire i dettagli di questo nuovo servizio. Venite con me. Troviamo in compagnia degli amici dell'ATL. L'ATL è l'azienda importantissima del Piemonte locale, dove si occupa del grande turismo, di promuovere non solo, anche di accogliere i turisti che arrivano nel nostro bel Piemonte. Allora io mi trovo qui in mezzo a voi due, anche onorata della vostra presenza in questa giornata. Inizierei subito con il signor Gianni Vercellotti. Allora, ben arrivato avvocato, com'è questa giornata? Sicuramente emozionante per noi qui nel Piemonte, perché il nostro aeroporto di Levaldigi finalmente questo patto con la Gran Bretagna, e quindi riusciamo a volare anche a Londra e a Dublino. Sì, è un momento magico, perché è un momento di grande attesa e di grande speranza. La giornata promette tutto meglio e di più, il panorama è quello grandioso a cui noi siamo abituati, ma gli stranieri no, e spero che arrivino, si trovino una grande accoglienza, una capacità organizzativa, grandi motivi di ritorno. Molto bene, la ringraziamo avvocato. E qui il direttore Paolo Bongiovanni, allora ben arrivato anche a lei. Grazie. Un'emozione, magari che arrivi proprio dal profondo del cuore per questa giornata. So che voi vi impegnate molto con quelle che sono le manifestazioni del Piemonte, so che ci tenete in modo particolare al nostro turismo, e mi è arrivato così all'orecchio questa curiosità: è vero che negli scorsi giorni siete stati proprio a Londra a promuovere i nostri impianti sciistici? Sì, questa è un'occasione straordinaria ed unica per la provincia di Cuneo. Per la prima volta dopo anni di lavoro si apre al traffico internazionale e al turismo internazionale. Era quindi obbligo essere presenti a Birmingham, a Londra, a Dublino, le tre sedi da cui partono questi voli. Noi li giudichiamo voli in entrata, portatori quindi di turisti a conoscere il nostro territorio, per far conoscere la nostra provincia. E noi siamo sicuri che quando scenderanno fra pochi minuti dagli aerei e vedranno questo panorama di cui parlava prima il presidente Vercellotti, nominato dal re di pietra che ho davanti agli occhi adesso, che è il Monviso, sicuramente rimarranno incantati. E il passaparola che poi questa gente farà quando tornerà a casa sua, se sapremo dargli l'accoglienza per la quale stiamo lavorando, cioè un'accoglienza degna di questo nome, sicuramente sarà foriera di grandi risultati e di numeri più alti di questi. E allora evviva le bellezze del Piemonte, evviva i turisti che arriveranno nel bel Piemonte, grazie, grazie soprattutto a questo grande aeroporto che è Levaldigi. Grazie agli amici dell'ATL.
in compagnia di Gian Pietro Pepino, il presidente dell'aeroporto di Levaldigi. Allora, un commento a caldo in questa grande giornata di inaugurazione di questi voli per la Gran Bretagna. Beh, come dire, il risultato di un percorso avviato ormai da 2 anni, direi un buon punto di partenza, insomma. Ci abbiamo contato molto, puntavamo sull'arrivo di Ryanair come unico veicolo per lo sviluppo del turismo nel territorio cuneese, il principale veicolo per lo sviluppo del turismo. Siamo riusciti a fare convergere su questa nostra azione tutti gli enti che se ne occupano, Camera di Commercio, ATL, Conitur, eccetera, eccetera. Siamo contenti, siamo felici, speriamo che sia, ripeto, una iniziativa destinata ad avere successo e destinata a svilupparsi negli anni futuri. E per il futuro che cosa riservate per i nostri amici della Grande e non solo? Stiamo lavorando con altri contatti con compagnie low cost per ampliare l'offerta di voli a basso costo dall'aeroporto di Cuneo. Stiamo cercando di mantenere in piedi il collegamento su Roma, che non rientra nei low cost ovviamente, ma di servizio. Insomma, stiamo cercando di far crescere l'aeroporto e di metterlo al servizio dello sviluppo economico del territorio. Allora, noi la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro sicuramente impegnativo. Buon lavoro per i prossimi anni. Grazie, grazie anche a voi. Per un evento così importante non poteva mancare l'onorevole Raffaele Cossa. Ben arrivato, onorevole. Buongiorno, mi ha fatto piacere sapere che oggi arriva il primo aereo della Ryanair e quindi ho potuto liberarmi di altri impegni, sia pure onerosi in questi giorni, per venire qui e per festeggiare questo avvenimento. Onorevole, so che lei ha sempre creduto molto in questa struttura di Levaldigi, in questo aeroporto della provincia Granda. Allora finalmente si può dire che la Granda ha un aeroporto proprio con la G maiuscola? Beh, si può dire che la Granda ha un aeroporto. Questo aeroporto è costato somme rilevanti negli anni passati, oggi ha una buona amministrazione. Auguriamoci che il rilancio avvenga attraverso la Ryanair, ma anche attraverso le altre linee che potranno essere utilizzate dai viaggiatori nei prossimi mesi. E allora nei suoi occhi leggo soddisfazione, si ritiene felice, contento anche in vicinanza così del Natale per questo successo raggiunto dall'aeroporto di Levaldigi? Sì, siamo soddisfatti, moderatamente soddisfatti, tenendo conto che per quel che riguarda i viaggi verso Roma, la continuità territoriale, c'è ancora qualche adempimento da raggiungere, ma comunque la situazione è cambiata ed è favorevole. Grazie onorevole per la sua disponibilità, ne approfitto ancora, visto che siamo proprio vicino alle feste natalizie, per cogliere un suo augurio per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo sul web. Beh, l'augurio che io posso fare alla provincia di Cuneo è di continuare nell'attività economica, ma per quel che riguarda anche la vita normale del cittadino, gli aspetti della vita quotidiana, da quelli scolastici a quelli della pensione, si mantenga sui livelli che è stata propria negli ultimi 10 anni. Una economia sana che oggi è in qualche modo messa in compromesso dalle nubi, ma che potrà essere riconquistata nell'arco di pochi mesi. Grazie, allora la lascio al suo lavoro senz'altro impegnativo. Arrivederci e buone feste anche a lei. Grazie.